Vi siete mai chiesti che effetto vi farebbe giocare davanti a 4.000 persone che fanno il tifo per voi? Immaginate l'effetto stadio, i fumogeni e voi con la maglia della vostra squadra del cuore. Da fuori è sempre facile, ma provate a proiettarvi realmente in quella situazione. Vi tremerebbero le gambe? O sareste gasati e motivati a dare di più? Pensateci e provate a raccontarmelo qui sotto nei commenti. In ogni caso, ora proviamo a scoprirlo insieme, perché vi parlerò di una famiglia, nel vero senso della parola. Vi parlerò del Napoli Creators e del suo percorso nella YouTuber League. Vi ricordo che martedì 24 settembre, dalle 19 in poi, c'è l'evento di Juventus-Napoli, la finalissima della YouTuber League 23-24. Saremo a Roma, centro sportivo Don Orione, casa della Boreale, state vedendo tutto in grafica, e vi aspettiamo numerosissimi anche perché, come sempre, vi ricordo che l'ingresso è gratuito. Magari potrà sembrarvi una banalità quello che sto per dire, però mi piace sempre sottolineare che siete parte fondamentale dei nostri eventi. Non immagino una YouTuber League, cioè veramente la YouTuber League non sarebbe tale senza un supporto caloroso di chi viene a fare il tifo. Quindi ovviamente se avete degli impegni e non siete di Roma, poi uscirà il video nei giorni successivi su YouTube, come sempre. Però per tutti gli altri, ci vediamo lì. Scampia, 8 giugno 2023. È il giorno di Napoli-Juventus, per la prima volta contro nella YouTuber League. In palio c'è una coppa, perché è la finale della fase di ritorno, e la qualificazione alla finalissima. Qualche settimana prima, dopo la vittoria della Juve nel derby d'Italia... Ragazzi, una domanda che non posso non farvi. Mi risponderete chi se ne frega, ma ve la faccio lo stesso. Napoli o Lazio, chi volete? Napoli. Battere il Napoli a Napoli. Li avete sentiti, Fratino e Campolunghi scaldano così il clima alla vigilia di Napoli-Lazio. Gli azzurri, per passare, possono anche perdere con 3 gol di scarto, in virtù di una miglior differenza reti. Ma il parziale a fine primo tempo è 0-4. Shock totale. Poi, nella ripresa, grazie alla spinta clamorosa del pubblico, segnano Sciale, Crispo e Fius. Finisce 3-4 e passa il Napoli. Così si arriva a quell'8 giugno con la ferma convinzione che il fattore campo sia effettivamente un tema. Fius e Mirko, in particolare, chiedono ai tifosi di riempire il centro sportivo. La risposta la conosciamo tutti. Napoli-Juve Scampia credo sia stata l'emozione che credo di non rivivere mai più con tutta quella gente. Credo che sia stata una delle emozioni più belle che un non calciatore possa provare. Davanti a 4.000 fomentati sugli spalti si comincia. Dopo un inizio contratto da ambo le parti, perché non ci prendiamo in giro, davanti a quel pubblico ogni pallone scotta tantissimo, il primo acuto è bianco-nero. L'altro numero 9 che fino adesso è stato particolarmente ingabbiato. Qui sbaglia Matthew, c'è Fratino, limite, sinistro! Di Fratino che porta avanti la Juve e zittisce l'ambiente. Poi alla Balotelli mostra la maglia. Why always me? Perché sempre io? La cosa che ricordo chiaramente è il silenzio di quel momento. Fece impressione, visto il numero delle persone presenti. Un silenzio fuori luogo e un rumore da ripristinare. Crispo, apertura, Matthew, la sposta, dentro! 1-1! Ha pareggiato il Napoli! Il gol contro la Juve a Scampia è qualcosa di indescrivibile, cioè se ci penso ora ancora i brividi, sia perché è stato il mio primo gol in YouTuber League, quindi sai, il primo non si scorda mai, e soprattutto perché puoi farlo in quel contesto, contro la Juve, in una finale, ma lascia che abbiamo perso, insomma, questi sono dettagli. Che quella sia la notte della Juve lo si capisce senza troppi dubbi a fine primo tempo, quando il parziale recita 1-4. Quella notte in cui tutti aspettano Crispo e Campolunghi, eppure il vero protagonista diventa Andrea Fratino, autore di una tripletta. Finisce 6-4 per la Juve e la coppa la alza Toselli. Fius è lì a guardarlo, rivive tutto dentro la sua testa. Prova a convincersi che in fondo va bene così, che è stata una serata indimenticabile, che il risultato era secondario. Forse è vero, in quel momento pensare di vincere era troppo. Forse questa Juve è semplicemente troppo forte.
ma nei giorni successivi emerge in tutti gli azzurri un sentimento di vendetta. Bisogna fare tesoro di questa sconfitta e prepararsi alla nuova stagione. Dobbiamo tornare qui e stavolta dobbiamo vincere. La stagione 23-24, lo sapete, prevede due gironi da tre, sorteggiati prima della fase d'andata e nuovamente prima della fase di ritorno. Chi arriva primo gioca una finale intermedia e chi la vince è qualificato alla finalissima. Il Napoli ha appena conquistato un terzo posto nella Summer Cup, dopo aver subito una lezione dal Milan e in particolar modo da Ragnar, il portiere rossonero. In quella partita segna due gol e soprattutto fa innervosire Fius, che a un certo punto gli grida "Sei un pagliaccio". Sei proprio un pagliaccio, sei un pagliaccio. In generale, quel Napoli è squadra forte ma inconsapevole e soprattutto troppo umorale. Il sorteggio della fase d'andata regala due avversarie non banali. Gli azzurri dovranno ospitare il Milan di Ragnar, e dopo quella semifinale non c'è momento più atteso, e andare a Roma a giocare contro i giallorossi, già battuti ai rigori in Summer Cup. Si parte dai rossoneri e tutti sono convinti che quello sia il momento della vendetta. Forse troppo convinti. In fondo il Milan ha già giocato e perso contro la Roma, non può permettersi altri passi falsi. E poi Ragnar, prima della partita, negli spogliatoi, ripete a tutti una cosa. Loro sono convinti, pensano di aver già vinto, ma se vinciamo qua, facciamo la storia. Poi si scende in campo, e nel complesso il Napoli crea di più, ma senza segnare. A 15 minuti dalla fine è ancora 0-0. Occhio a Carpani, che ha preso il tempo e vuole anche ripartire. Riparte Carpani, che si è smaterializzato. Ancora Carpani, che ha preso il fondo. Carpani! E poi Philadelphia! Marco Philadelphia porta avanti il Milan! Ve l'ho detto, questo Napoli è troppo umorale. Quel gol inspiegabilmente sgretola gli azzurri. Ne arriva un altro. Poi Fius sbaglia clamorosamente a porta vuota e nel finale arriva pure il 3-0. È stata veramente una disfatta, più che una disfatta anche delusione personale. Non eravamo mentalmente pronti per affrontare quella partita, l'abbiamo presa molto molto sotto gamba. A questo punto il Napoli sembra tutto tranne che una squadra in grado di vincere la YouTuber League. E nel frattempo Ragnar è diventato il primo portiere a chiudere con un clean sheet in una partita di questa competizione, oltre a essere sempre di più l'incubo di Fius e compagni. Si arriva a Roma-Napoli in questa situazione. Ai giallorossi basta un pareggio per qualificarsi alla finale della fase d'andata. Al Napoli serve vincere con 4 gol di scarto, mentre il Milan, che fermo a guardare, deve sperare che gli azzurri vincano a Roma, ma con meno di 4 gol di scarto. Che casino, eh? Tutta la squadra, qualcuno si magari diceva, vabbè, ma aiuto, cioè, è impossibile che facciamo 5 gol di scarto, è proprio impossibile. Però la maggior parte di noi non era venuto per farsi la scampagnata, ma anzi, di andare lì e comandare, vincere e far capire che eravamo più forti. Ad attendere il Napoli c'è un clima da battaglia. Per la Roma e per i tifosi della Roma, infatti, quella non è solo una partita utile per andare in finale, ma è proprio una questione personale, visti i tanti precedenti negativi contro gli azzurri. Insomma, i giallorossi, psicologicamente, rischiano di commettere lo stesso errore che il Napoli aveva commesso contro il Milan. Si gioca! L'approccio della squadra di casa non solo è positivo, è proprio efficace. Semplicemente per Rapolla, che ha un po' di spazio. Rapolla, guarda la porta! Rapolla! Ma che gol ha fatto! Michele Rapolla porta avanti la Roma con un mancino fantastico dalla distanza. Roma 1, Napoli 0. Questo gol abbassa e di tanto le probabilità del Napoli di andare in finale. La vittoria con 4 gol di scarto adesso sembra un'utopia. La cosa più semplice per una squadra umorale e inconsapevole della propria forza sarebbe cedere, lasciarsi andare. Invece, quello che succede ha dell'incredibile. Il Napoli decide in questo momento che si può anche non andare in finale, ma la maglia va onorata. Qui comincia un'altra partita. Prova la giocata Crispo, riesce a passare, ancora in mezzo a due. Strapotere di Crispo, poi Mirko, ancora per Crispo! La pareggia al Napoli con un gol capolavoro di Simone Crispo, che si scatena sempre quando vede la Roma. Riapre il discorso qualificazione.
Palla dentro per Matthew. Arriva Mirko! Mirko! Per il 2-1 del Napoli, che ribalta tutto con il veterano Di Mauro. Prova a passare, se ne va Di Mauro per Crispo. Crispo! Che cosa ha parato Mechini, poi Crispo ancora! Crispo ancora! Sempre lui, sempre Simone Crispo! Dopo il 3-1 c'è chi prende il pallone, lo riporta a centrocampo. È assurdo, ma in questo momento qualcuno comincia a crederci. La Roma però tira fuori il carattere e torna ad attaccare. Ai giallorossi servono assolutamente quei due gol che significherebbero qualificazione. Arriva il primo. Colpo di testa di Cruz su angolo di Marconi. Il capitano, che poi sarei sempre io, aizza la folla. Il brasiliano riporta palla a centrocampo. Roma-Napoli non è ancora finita. Mancano 3 minuti alla fine. Sciale a terra Mazzei. È punizione. Sul pallone c'è Sergio Cruz. La responsabilità se la prende Sergio Cruz. E la macumba brasiliana, dai! Parte Sergio Cruz! Sergio Cruz! Su punizione! È 3-3! 3-3! Il gol che può regalare la finale alla Roma! Ovviamente il brasiliano, ovviamente Sergio Cruz! La Roma ha rimontato il Napoli. I giallorossi esultano come se la partita fosse finita, perché sentono di avercela fatta. Si sentono già in finale. E questo è un errore gravissimo. Lo vedete? Ha già segnato in questa partita, ma ha ancora fame perché è rimasto a secco contro il Milan. Della festa degli avversari a lui non importa nulla, ha idee diverse. Crispo si accentra, pensa anche al tiro, il posto di lui. Crispo! Crispo! A generare Roma con un gol spaventoso! Tripletta! Abbiamo messo tutto, abbiamo dato l'anima in quella partita. È dispiaciuto un po' per Federico che non è andata la Roma in finale, però sono stato contento per il mio Napoli perché abbiamo portato a casa una vittoria importantissima. A fine partita ricordo di aver sottolineato una cosa nell'intervista. Grazie al Napoli per aver onorato la YouTuber League. Hanno giocato al massimo pur sapendo di non poter passare. Per la cronaca, in finale ci va il Milan, che poi perderà contro la Juve, bianconeri qualificati alla finalissima. Ma questo, per il Napoli, è il vero spartiacque della stagione. Capitan Fius e i suoi compagni hanno dato un segnale importantissimo a tutti, ma in particolare a loro stessi. Ora il Napoli non è più solo una squadra forte, diventa consapevole. Ha giocato una partita da famiglia. Una partita che una squadra umorale non avrebbe vinto. Ma certo, lo ha fatto anche grazie alla testa sgombra, alle zero pressioni. E quindi la fase di ritorno diventa il vero esame di maturità. Il sorteggio parla milanese. Inter e Milan. Sì, ancora Ragnar. Si parte con il derby della Madonnina, vinto 5-4 dai rossoneri, con un Philadelphia ispiratissimo e autore di una tripletta. Quindi sarà Napoli-Inter e poi il girone si chiuderà con Milan-Napoli. Giocare in casa, per gli azzurri, paradossalmente spaventa. Nel 2023 in terra campana sono arrivate solo sconfitte, contro la Lazio, pur esultando alla fine, contro la Juve in quella finale e contro il Milan senza segnare. Insomma, c'è decisamente bisogno di invertire la rotta. Il Napoli dei primi 15 minuti non brilla e l'Inter passa in vantaggio. Il gol nerazzurro è esattamente ciò che serviva. Da lì comincia un'altra partita. Riecco, la squadra vista a Roma. C'è Chianese che passa, rimorchio, Di Mauro, Di Mauro, Di Mauro lascia il pallone a Crispo! Pareggia il Napoli! Esplode la palatina! 1-1! In 2 minuti cambia completamente la partita. Simone Crispo si riconferma leader e sale a quota 4 gol in stagione. A inizio ripresa segna anche Fabio Di Mauro. È 3-1, mancano 15 minuti e sembra che nulla possa impedire al Napoli di vincere la partita. Però, appena ho visto il sangue ho detto, eccola, mi sono fatto male. Mi sentivo che la ferita era abbastanza profonda e in quel momento, quando si è fatto male anche Dario, ho pensato di perdere la partita e di non rientrare più. Sangue? Come sangue? Qui, poi qui.
Due colpi che potevano e forse dovevano essere fatali. Crispo va in porta. In un attimo tutto il lavoro fatto dal Napoli per portarsi sul 3-1 era svanito. 3-3! Però è una partita completamente diversa. Ma è stato, per l'appunto, un attimo. Sciale è rientrato. Eroico Sciale. In qualsiasi altro universo gli azzurri avrebbero perso. Non qui, non quel giorno. L'energia che ho percepito è stata quella di chi avrebbe dato tutto, anche di più, ma quella partita non l'avrebbe persa per nessun motivo al mondo. Forse perché onorare i colori del Napoli in quel momento conta più di ogni altra cosa. E questo, non me ne vogliano i tifosi dell'Inter, mi ha emozionato. Il cuore del Napoli è commovente in questo finale! Commovente! Forse in telecronaca vi sarò sembrato leggermente di parte, ma come potevo restare indifferente? Qui il calcio non c'entrava più. Palle, orgoglio, forza di volontà. Dario! Che la YouTuber League non sia la Champions League è una favoletta che abbiamo già sentito, forse anche troppo. È vero, la YouTuber League è una cosa semplice, ma spesso è dalle cose semplici che si possono trarre gli insegnamenti più importanti. E da quel finale di partita del Napoli possiamo e forse dobbiamo imparare tutti. Siamo a fine aprile e non si direbbe visto il meteo. Siamo a Milano ed è il giorno della verità. Milan-Napoli. Chi vince va in finale della fase di ritorno. E poi, vabbè, dai, non devo spiegarvi perché e per chi è una partita speciale. Il primo tempo, come all'andata, finisce 0-0. C'è tanto equilibrio e le stelle, Crispo da una parte, Philadelphia dall'altra, non brillano particolarmente. Poi si riparte, o meglio, il Napoli riparte. È a terra Steve, che forse si è fatto male. Il Napoli gioca perché non se ne sono accorti. C'è Matthew, fino in fondo, deviazione. Fius! Fius! La sbloccata! Il capitano! E avanti il Napoli! Vi devo dire la verità, è stata una goduria immensa, ma non troppo. Il gol a Ragnar glielo volevo fare subito dopo a Napoli-Milan. Il quindi del girone d'andata, non del girone di ritorno. Godo Ragnar, godo, perché t'abbiamo sbattuto fuori e ti abbiamo dato 6 pere. Quindi t'abbiamo ricambiato il favore, dai. Ciò che all'andata aveva fatto sgretolare il Napoli, oggi fa sgretolare un Milan che sembra la cosa più lontana da una squadra. Per gli azzurri significa passeggiare tra le macerie. Fischia 3 volte l'arbitro! Il Napoli vendica le 2 sconfitte contro il Milan tra Summer Cup e YouTuber League e arriva a giocarsi la finale della fase di ritorno di questa edizione della YouTuber League. Allora, la tripletta col Milan, sono più contento di aver segnato 3 gol a Ragnar che aver fatto 3 gol, appunto. No, non è vero, scherzo, dai. Allora, sono super contento di averla fatta, anche se comunque erano 3 gol che sono arrivati gli ultimi, penso, 5-10 minuti di partita. La partita era già segnata, comunque già stavamo 4-0, però molto importante per riacciuffare, per avvicinarmi anzi a Luca nella classifica capocannonieri. Ora sto a -3, manca solo la finalissima e ce la metterò tutta, cazzo. Qualificarsi alla finale con un 6-1 è una dimostrazione di forza che spaventerebbe chiunque, soprattutto se poi la finale si giocherà in casa del Napoli. Il problema è che l'avversaria degli azzurri si qualifica con lo stesso risultato, 6-1 contro la Lazio. È la Juventus. Esattamente un anno dopo, esattamente nella stessa città, Napoli-Juve, déjà vu. La sensazione era quella di essere nell'ultima possibilità. Loro, se vincevano appunto il girone di la finale di ritorno, avrebbero vinto sia coppa del girone di ritorno e la finalissima non si sarebbe giocata se loro avessero vinto a Scampia. Era veramente la nostra ultima occasione, probabilmente lo sarà anche la finalissima, non lo so. L'infortunio di Sciale crea apprensione in casa Napoli. Ho giocato tutte le partite, stringendo i denti, ma purtroppo per la finale non ce l'ho fatta.
mi ha fatto male, mi ha fatto tantissimo male non giocare la finale, però non fa niente, l'importante è che la squadra ha vinto, abbiamo vinto tutti insieme, questo è stato fondamentale e ora testa alla finalissima. Per rendimento in stagione è forse il miglior difensore della YouTuber League, insomma agli azzurri serve un sostituto, manca poco all'inizio della partita, si va su Kitz, una vecchia conoscenza. Lui e Chianese avranno il compito di ingabbiare Campolunghi e Zaghinho, i due più pericolosi. Se vince il Napoli, si gioca la finalissima in campo neutro nuovamente contro la Juve. Se vince la Juve, è direttamente campione, senza bisogno di giocare la finalissima, il regolamento lo conoscete. Come vi raccontavo nel video dedicato ai bianconeri, ne esce una partita dal tasso tecnico elevatissimo. Occasioni da una parte e dall'altra. Ma il risultato non si sblocca, è sempre 0-0. Poi, a 10 dalla fine, cambia tutto. Occhio a Crispo che si gira per smentirci. Calcio di punizione, occhio se il fallo di Spalletti. Attenzione, attenzione, giallo e rosso. Rosso, espulso. Allora, sulla punizione voglio raccontarvi un aneddoto, ovvero che Fius si avvicina a me e, vabbè, in napoletano me lo dice, però ve lo dico in italiano, mi dice: Simo, segna sta cazzo di punizione e andiamo a vincere sta partita. E attenzione, please, qua, C'è Crispo, ma c'è che Matthew. Va! Crispo! Con questa botta terrificante sotto l'incrocio, il 9 azzurro sale a quota 9 in stagione, a meno 2 dal 9 bianconero. A proposito, guardatelo, noi non lo sappiamo ancora, ma lui ha deciso che Napoli-Juve non è ancora finita. La Juve ci crede, no, come la fine per DNA. Palla verso Campolunghi! No! Come l'ha fatto? Ha segnato Campolunghi! Come l'ha fatto? Non è vero! Da fuori inevitabilmente ci si concentra sullo spettacolo. Siamo 1-1 e tanto per cambiare hanno segnato i due bomber. Ma proviamo a entrare nella testa dei giocatori del Napoli. Eri avanti, con l'uomo in più. Eri a pochi minuti dalla vendetta e dalla tua prima coppa. Il tutto davanti ai tuoi tifosi. In un attimo è 1-1. In un attimo è svanito tutto. È uno di quei colpi che farebbero malissimo a chiunque. Il Napoli di inizio stagione non sarebbe in grado di reagire. Probabilmente si deprimerebbe e prenderebbe anche il secondo. Ma questo è un Napoli diverso. Questa squadra è partita dal basso, da 1-0-3 in casa. Questa squadra ha già vissuto ogni possibile situazione shock e si è sempre rialzata. Contro la Roma, contro l'Inter. Questa squadra non è neanche giusto chiamarla squadra, perché è una famiglia. Una famiglia formata da ragazzi che vivono e condividono la stessa passione in modo viscerale. E poi se lo sono detti negli spogliatoi prima della partita. Questa occasione è troppo grande. Il destino ha regalato una seconda possibilità. È il momento di andarsela a prendere. Dentro adesso, deviazione, palla che sta arrivando verso Matthew! Il gol all'ultimo minuto contro la Juve è il mio gol preferito, anche perché ne ho fatti pochi, quindi... Però bello, che la palla che lentamente arriva al rimorchio, poi piano piano entra dentro, tutti noi che impazziamo perché è una delle ultime azioni e fortunatamente è andata bene, sperando che sia servito a qualcosa di più grande, ma non diciamo nulla. Ha messa fuori! Finisce! Finisce qui! Vince la finale della fase di ritorno della YouTuber League. Lo fa battendo la Juve a casa propria. Il Napoli si conquista la possibilità di giocarsi la finalissima in campo neutro, sempre contro la Juve a Roma. E poi colui che sta per alzare la coppa, il capitano del Napoli, Fius Gamer, ci sta per raccontare che il Napoli